Ciao, come fargli sentire la tua mancanza? Se ti interessa coinvolgere una persona, se ti interessa far sì che questa persona ci tenga a te, devi in qualche modo, prima o poi, fargli sentire la tua mancanza. Perché il meccanismo del cervello umano funziona in questo modo. Noi riteniamo di essere innamorati, di essere coinvolti di una persona quando ne sentiamo la mancanza, per cui questo passaggio è fondamentale. Se tu non fai sentire la mancanza di una persona, non sarà mai realmente convinta di essere innamorata di te, non sarà mai realmente convinta di essere coinvolta con te. Quindi è fondamentale questo passaggio. E come fai a fargli sentire la mancanza? Beh, una tecnica molto semplice è quella che utilizza il love bombing ed il congelamento successivo. Love bombing è, come dire, un dimostrare attenzioni alla persona, cioè una gratificazione, fondamentalmente da un punto di vista proprio razionale, no? Questo non lo seduce, no? Non la seduce, non la coinvolge, però diciamo studia attenzioni, prendi in considerazione quello che dice, ti dimostri disponibile ad ascoltare i suoi problemi, ti offri come soluzione ai problemi, insomma ti dimostri proprio attento nei suoi confronti. Questo non la seduce, ma diciamo, come dire, crea una sorta di dipendenza, perché poi ti viene a mancare quando questa persona, quando non gli darei più questo. Infatti, poi dopo passerà a una fase di congelamento. Congelamento vuol dire diventare freddo, distaccato, distaccata. Non si capisce bene perché, come se ci fosse qualcosa sotto, insomma, che lui o lei può proiettare, va a conoscere un altro, cosa, non mi sono comportato bene, poi le persone proiettano. Quando non capiscono qualcosa, tendono a proiettare. Questo meccanismo della proiezione è un meccanismo fenomenale, perché le persone proiettano. E spesso le persone autoattributive tendono a proiettare su se stesse le cose che non funzionano, cioè tendono a proiettare su di sé, come se ne acquisissero il colpo, quindi qualcosa verrà fuori e sentirà la tua mancanza. Cioè, se tu non avessi fatto tutta la prima fase, non la sentirebbe, a meno che non era già coinvolto, insomma. Però questa prima fase permette artificialmente di costruire una sorta di abitudine e quindi di dipendenza, e quindi quando tu la togli, non è che la togli del tutto però, la togli parzialmente. Congelamento è la parola giusta, freeze, congeli e gli farà sentire la tua mancanza, e allora si invertiranno un po' le situazioni, sarà questa persona che ti inseguirà, e tra l'altro avverrà quel meccanismo fondamentale che inizierà a pensare di essere innamorata di te o innamorato di te. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!